come la nazione italiana ha dovuto un po' subire in tutti questi giorni, tanto che ieri nella premiazione dell'ultimo concorso, quello principale riservato questa nuova medaglia che è riservato al complesso delle prestazioni degli atleti del singolo più le ragazze della squadra, l'Italia si è classificata soltanto ottava ed oggi, sfruttando invece il favore del buon esercizio di ieri, nella gara che vi abbiamo presentato in precedenza delle 6 delle 12 clavette, si è piazzata al sesto posto, quindi è rimontata di posizione al quinto posto. Dopo questo quinto posto italiano abbiamo anche la presenza della Samantha Ferrari nel singolare, lo vedremo più tardi, nel senso che speriamo di avere il tempo di riproporvi il suo esercizio. Intanto passiamo alla gara che stiamo vedendo. Vicino a noi in questi giorni ci ha accompagnato Giulia Staccioli, che appena ha lasciato la pedana come atleta dopo le Olimpiadi e quest'oggi ci aiuta nel commento di queste immagini. Per quanto riguarda l'esercizio di squadra, tre cerchie e tre nastri, la difficoltà maggiore è quella di riuscire in ogni momento a dover cambiare il modo di maneggiare l'attrezzo, in quanto il nastro è un attrezzo morbido che implica difficoltà relative proprio alla conduzione, perché non deve mai essere fermo ma sempre in movimento, non deve cambiare traiettoria il nastro stesso, mentre il cerchio è un attrezzo rigido e è facile che scivoli via di mano, che rimbalzi. Poi in ogni caso le difficoltà dei due attrezzi specifici sono molto diverse e tutte le ginnaste, avendo obbligatoriamente da effettuare degli scambi, devono essere molto leste a cambiare proprio idea nell'esecuzione dell'esercizio. Abbiamo appena visto una difficoltà tecnica molto elevata, in quanto l'attrezzo, oltre ad essere stato ripreso con un arto inferiore, che è già notevole come difficoltà, è stato ripreso al suolo e già questo implica una grossa precisione da parte delle ginnaste che effettuano il lancio, poiché le compagne che lo ricevono non hanno possibilità di spostamento. E termina l'esercizio la Corea con questo bell'insieme. Evidentemente tre nastri e tre cerchi sono particolarmente indicati per